Hola! Non so come mai Lola ci faccia così ridere, c'è una parola, voglio dire, non è che viva la fregna, è Lola. Comunque, finalmente abbiamo deciso di Sì, di fare. insegnarvi essendo voi espertissime. Esatto, vedi com'è? Guarda, 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 guarda. Io non riesco a farlo per fare, troppo snobbata, ti credo. Notare quanto spazio abbiamo per Sì, fare. cioè, proprio. Sto appoggiando il ginocchio sul mio come se fosse tipo un Sì, reggi-ginocchio. anche perché voglio dire, lei, come da te detto, no? Lo ripeto, Sì, si sì. alza 1,1 m sopra, cioè lei potrebbe anche dormirci in questo spazietto qui. Io ho un po' più di difficoltà. Dormirci svaccato in questo Cioè, attimo. chiaro, cioè. Quindi abbiamo questo libro che si chiama Yoga di Gabriella Cella Alciamali. Esatto, al Ciamalli, come i nostri iscritti. Non è che è scritto il nostro Può canale, essere. eh? Sono 108 esercizi per il benessere psicofisico, noi ne faremo tipo due. Sì, no, anche perché No. poi. Ma perché non vogliamo annoiarvi, non perché Sì, ci no. stanchiamo a farli, eh. Domani siamo redini Sì, come. il baccalà. Così. Però, ora vediamo come va questa cosa. In caso abbiamo pensato di fare anche più puntate, no? Se vi garba la nostra atleticità. Esatto. Allora, la prima posizione che tentiamo di fare, tu dimmi se questa è possibile secondo te. Ma perché? Ma sì, quella sì, dai. Però io scorreggio quando sono in questa Ma tu posizione. scorreggi a prescindere, Allora, perciò. la posizione si chiama posizione del pilastro, detta anche. Detta anche stambasana. Vedrà. Non penso si veda. La posizione è la stambanana. Stambasana. Stambasana. È perché c'è la S ancora con sopra il coso, quindi è stambasana. Si esegue? In posizione supina. Ah, non abbiamo pino, no, non possiamo fare. In posizione supina, inspirare ed espirando, sollevare le gambe ben tese in un movimento lentissimo che duri per il completo svuotamento dei polmoni. Tu hai capito? Sì, ho Ha capito. capito lui. Portare le gambe ad angolo retto col busto. Mantenere la schiena aderente al suolo, respirare regolarmente. Si possono portare in alto anche le braccia tese, mantenendo le spalle a terra. Vediamo se si riesce a far vedere. Chissà se sto Non lo inquadrando. so, vabbè, sono. Comunque fa bene questa posizione alla pelvi. La pelvi? La La pelvi? pelvi? È la pelvi? Guarda, che cazzo è la pelvi? La pelvi. Ma sì, il movimento pelvico. Ah, la pelvi, sì. I muscoli del busto, le gambe, circolazione sanguigna delle gambe. Eh sì, beh, portando Controindicazioni, Dani, nessuna, nessuna, benissimo. quindi Allora, lo in facciamo. scioltezza Aspetta che proprio. metto il segnalibro. Direi che sì. Direi uno per uno, E però. se. No, no, assieme, che Assieme. Ma dovremmo metterci lateralmente. E se no, allora come fanno? Hanno no. Ah, bussato. scusate. Dai, una cosa io. Un marocchino. Ciao. Ciao. Bene, tu? Bene, Stiamo facendo yoga. yogurt. Ma che cosa hai? Hai preso la Ah, trotta? ti sono toccato. Così ce l'hai. Sono un pezzo Allora, infarto. pronti? La facciamo con le chiappe in là, così prendiamo visualizzazioni. Ok. Va bene. Siamo a ride. Vai, allora, quindi bene giù. Ma guarda che pigli qualche zuccata nella testa, mi fate che Allora, male. E che loro così. dovrebbero. Sì, mica uguale, cazzo. Uguale. Tese le gambe. Allora, Pronto? schiena, quindi zona lombare ben giù, Ben giù. spalle ben giù, Ben giù. Tese. allora gambe tese, inspiri, mentre espiri tiri su le Sì, gambe, e le braccia no, anche. le braccia dopo, Ok. vai. Vai. Le E più quella, braccia. le braccia. Cos'è? Che cazzo? Eh sì, è così, non era così. Ma porca puttana.
cazzo me l'ha fatto? Almeno 5 euro. Così? Papà! Ciao! Guarda, già la pelle io me la sento meglio. Però secondo me dovremmo farlo anche lateralmente. Ok. Così effettivamente pronto? Loro possono verificare. No, no, prima tu. Vai. Vado? Vai. Perfetto. Ci sono? Sì, ci sei tutta. Così? Guarda, io sono estasiato dalla tua agilità. Estasiato proprio. Dai, è così, no? Sì, sì. Così? Sì, super giù. E poi le mani devono essere così, a cotoletta proprio. Dovete mantenere questa posizione. Notare quanto si ha paonazzo in viso. Ho un caldo, boia. Ok, ora provo io. No, io però non ci sto. Vabbè. Vabbè. Così? Sembra un Playmobil. Bravissimo, dai. Va bene, grazie. Parla quello che volevo. Minchia, abbiamo la colorazione dei peperoni. Che stanchezza. Ma che dovevo fare? Cioè... Già caldo in questa stanza, scusate. Madonna, non è che siamo noi che non siamo atletici. Poi, seconda posizione. Seconda posizione abbiamo questa, che è molto semplice. Sì. Che si chiama... No, io questa mica riesco a farla, sai. Si chiama gesto di saluto alla luna. Ciao Mirta Luna, approfittiamo. È vero, ciao. E si chiama, Dani? Si chiama... Kandra Namaskara Mudra. Ed è questa, la Kandra Namaskara Mudra. Esatto. E significa saluto, Namaskara... Ti immagini questa da nella maschera? Bello, deve essere piacevole vivere in India. Soprattutto se ti stanno vicino alle persone. Come si esegue? Sedute, voglio la musichetta tipo, sai quella di... Di Super Quark. Bravo! Mi capisci ancora. Come si esegue? Seduti a terra con le gambe distese unite le... con le gambe distese unite e unite e le mani. Scritto male, unite le mani giunte al petto. Quindi, gambe distese... Si mettono le mani così giunte al petto, dopodiché inspirare e espirando piegare le ginocchia, lasciandoli scendere verso il suolo e unire le piante dei piedi. Dai, mi hai capito? Ne hai capito un cazzo? No, ho capito. Piegare lievemente in avanti il capo, mantenere il respiro lento e profondo e la pressione delle mani una contro l'altra. E serve a rilassare corpo e mente, rafforza il perineo, dai, rafforza il perineo! Ci viene un nano che guarda, non l'ho trovato in giro! E i muscoli pettorali e dorsali, beh, questo può venire bene. Dai. Controindicazioni nessuna, cioè ne facciamo tutte quelle per i bambini, forse. Allora, quindi, allora, così, inspiriamo, e poi... e si china la testa. Non ci stiamo. Ok. Boh. Ecco, sta un attimo lì a meditare. Sui... Sì, e quanto? È vero, non c'è scritto quanto. C'è scritto. Una decina di respiri. Ok. Sì, vabbè, non lo diciamo se no. Li abbiamo fatti. Fatti, Fatti tutti. Però veramente voi cercate queste posizioni che noi diciamo su Google, provate a farle, magari sono utili. Noi sì, adesso le immagini sono nettamente diverse rispetto a quello che è il nostro risultato, però. E questa vabbè è abbastanza stupida, no, la facciamo. Poi vediamo un'altra che ho segnato. Oh merda, si sta prendendo tutto il libro, pure il libro si è chiusa. No, se questi sono i risultati preferisco morire, questo dice nel libro. Facciamo questa? Ah vabbè, sì, sembra facile. No, c'è di... Beh, sembra facile. Allora, si chiama posizione possente. Ho detto anche... Shavasyanasa. Shavasyasana. Scusate, ho sbagliato. Ho anche i migliori sbagli. Scusate, avevo sbagliato. Ripeto. Shavasyasana. Shavasyasana. Come si esegue la Shavasyasana? Che, per la cronaca, è questa. Questa. La Shavasyasana... Si esegue seduti con le gambe, mentre lo dico tu fallo. Allora, sì, ok, si vai. Esegue seduti. Faccia puzza di bruciato sta luce. Oh.
seduti con le gambe distese in avanti e le mani ai fianchi. Sì, esatto. Lasciar scendere il busto indietro finché avambracci e gomiti lo sostengono comodamente. Vi prego, guardatevi la faccia! Tipo, piegare la gamba destra e appoggiare la pianta del piede sul ginocchio sinistro. Perfetto. Premere con forza la gamba destra verso il suolo e la sinistra spingerla con forza verso l'alto. La gamba sinistra la spingi verso l'alto. Bravissimo. Mantenere la posizione per qualche istante. Benefici, rafforza le muscoli. Rafforzola! Puoi scendere le fratelli. Grazie. Allora, rafforza i muscoli addominali e lombari, riduce l'adipe dei fianchi, migliora la circolazione di gambe scaricandole dal carico venoso. Controindicazioni? Nessuna. Ma guarda un po'. Va bene, ora tocca a te fare. Ok. Allora, così? Esatto. No, così? Esatto. E poi? Vai giù finché questi non reggono. Ok. Perfetto. Ora, così? Esatto, schiaccia, poi tira sull'altra. Vabbè, così è facile. Infatti, non è poi così complicata. Ok, questa è la posizione. È abbastanza facile, ci riusciamo anche noi, quindi... Non a caso l'ho segnato, ho detto, questo è abbastanza per ricordarsi. Sì, veramente. Poi, puoi fare questa, per... dai. Madonna mia. Posizione di rotazione, detta anche... Cioè, potrei rimanerci così, anche... Scusa, posizione di rotazione, detta anche... Pariburana, Parivartanasana. Ma che cazzo dici? Ma non è vero! Parivartanasana! Scusa! L'avevi detto diverso! Ah sì! Vi prego, guardate la posizione! Se volete farci morire, facciamo questa! Allora, vuoi fare questa? Madonna. No, questa siamo fuori inquadratura, non lo so. Abbiamo questa, oddio! Ma questa potrebbe... Ma sì, non mi sembra così complicata. Questa potrebbe dare dei risultati piacevoli ai nostri telespettatori. Si chiama posizione del cigno, detta anche... Hamasasana. Ma dove la vedi là? Si inventa io! Non ce l'ha. Ah no, è qui là. Hamasasana. No, ma perché lui è dislessico, è vero. Hamasasana. Allora, come si esegue? In posizione prona, con le mani ai lati del petto. Mostra mentre si... Qual è la posizione prona? Scusa. A petto in giù. E non è supina quella? No, pino è un altro, sono cose tue private, non ci interessa. Allora, quindi giù. Giù. Inspirare profondamente. Non morire, neanche dice, solo inspirare. Sollevando il viso verso il cielo. Ok. Mm. E poi il busto fino alle ginocchia. Inarcando, distendendo le braccia, così. Ah, ok. Quindi, inspira, bravissimo. Espirando, sollevare i piedi con le punte sopra... Io mentre parlo russo! Con le punte sovrapposte, le gambe fino alle ginocchia, portandoli verso... Le punte sovrapposte, le gambe fino alle ginocchia, portando... Così. Allora, puoi scendere se no non decidi. Benefici, mantiene sano l'apparato genitourinario, ti fai delle pisciate. Ma pisci proprio in questa posizione? Sì, certo, mi viene, a noi viene comoda, poi mi scomodo. Sì, infatti, mi piscio nei piedi. Elasticizza tutta la colonna vertebrale, rafforza braccia, spalle, corpo intero e la mente. Ah, cazzo, controindicazione di scopatini, di scari o ernie nel tratto. Ah, grazie, io ho l'ernie ombelicale. Beh, mi va bene. Mi va bene. Penso che fra una rete chiamerò il corso. La gioventù. Io oramai. Sì, neanch'io. Sono... cosa dici? La facciamo? Io l'ho già fatta. Ma l'hai fatta 3 secondi. Ho capito, ma l'ha fatta. Falla. Vabbè, vi faccio vedere io. Imparate. Impariamo. Ma guarda, impara. Imparare. Com'era? Non me la ricordo neanche più. Allora, Adele, allora, mettere le mani così sui fianchi. Ok. Brava, testa verso il cielo, ti tiri su. E adesso pieghi, le incroci. Ok, e le tiri su. Così, solo che queste in teoria dovrebbero rimanere più giù possibile. Ah, dovrebbe rimanere giù. Penso che io, però. Ma come sono andata? Come sono andata? Ma come sono andata? Sei orgoglioso. Sono orgoglioni. Bene, ne facciamo ancora una. Dai, scegli fra
tra quelle. Allora, questa è facilissima. Beh, quella sì. Una che può dare soddisfazione. Cosa qua siamo noi dopo? Sì. C'era una che stendeva così la schiena. Questa lo prende piacevolmente. Facciamo questa, le sai incrociare le gambe? No. Allora, fate anch'io, proviamo. Proviamo. Allora, il gesto di Brahma, detta anche... Brahma Mudra. Ed è questa. Brahma Mudra. Come si esegue? Seduti a gambe incrociate. Incrociamo le gambe. Le mani, si mettono le mani nel gesto della conoscenza, ovvero così. Ah, ok. Ok. Dove i pollici e gli indici si uniscono formando un piccolo cerchio. Perfetto. Tipo, ok, però così. Mentre le altre tre dita restano distese. Molli. Ah, ok. Tipo così, rilassato. Ok. Nell'immobilità di tutto il corpo, solo il capo gira sul collo. A destra o a sinistra? Dove vuoi. Uguale. Guidato dalla punta del naso in un lento movimento che porta il viso di profilo prima su un lato e poi sull'altro. Il respiro lento e profondo guida tutto il gesto. Quindi non fate guidare il mento ma la punta del naso, mi raccomando. Grazie, il mento ce l'avete nel mi culo, raccomando, vabbè. E questa posizione è utilissima per l'artrosi cervicale, sblocca la tensione del collo e facilita la capacità di concentrazione. Controindicazione nessuna se sopravvivete, se no... Però in teoria bisogna fare. No, io quello non sono assolutamente capace. Io Giovanni. Io rimarrò così per tutti i video. No, io non ce la faccio proprio. Non ce la faccio proprio. Ma se non metti le gambe così non la puoi fare. Allora parli tu. No, io non ce la faccio. Mi sta a casa. Mi bisognerebbe fare un po' di riscaldamento. Sì, infatti, noi siamo freschi, se no. No, ti prego! Sì, sì. Ma bossaci, no! Non è che loro non vedono, eh? Vabbè, comunque così e le gambe devono essere incrociate. Lo dovete fare per più volte su ogni lato. Se avete una giornata che non avete un cazzo da fare, siete tutto il giorno a fare... Che noia! Sì! Madonna! E questa l'abbiamo fatta benissimo, non riusciamo neanche a fare la base, capito? Cioè... E il gesto del saggio è uguale, facciamone ancora una. No, questa è abbastanza. Questa? Facciamo questa. L'ultima. Mi sembra abbastanza. Così poi ce ne rimangono altre per i prossimi video. Vidi. Si chiama il gesto della lepre numero 1. Detta anche Shasha Mudra. Sembra una immagine. La Shasha Mudra. Shasha è la lepre, Mudra è il gesto. Ah. Ecco. Allora, come fare? Seduti sui talloni. Inspirare profondamente. Ogni volta che lo dico più, oppure che poi gli altri video con che cazzo li faccio? Espirando, flettere in avanti il busto, portando al suolo gli avambracci coi gomiti vicino alle ginocchia. Spingere con forza il mento verso l'alto ad ogni ispirazione. Così. Che cosa? Aspetta. Che cosa beneficia? Tonifica collo, gola, riscaldando le vertebre cervicali, tonifica gli organi addominali. Controindicazioni nessuna. Allora, quindi così ci si accovaccia come se si stesse per scorreggiare. Esatto. No? E si tira su. E io più di così ne riesco a andare. Neanche io. Tipo la differenza tra parlare e dire che stiamo tirando sul mento è sì, esatto. Di 0,1 millimetri. Normali? Tirate su? Ed è questo. Così. Vabbè, che però non è neanche per vedete, guarda. Complicato. Che cazzo dici? L'unica cosa giusta che ho fatto. E questo è quanto. Non farò mai yoga, penso. Mai. A me piace, però va fatto. È fatto con un insegnante che, tra l'altro, devo raccontare questo aneddoto. Una volta sono andata a yoga e l'insegnante diceva, l'esercizio era questo. Bisognava stare sdraiati, tirare sulle gambe e fare così. Solo che aveva spiegato l'esercizio, no? E io mi sono messa ad impegno, tipo, velocissimo, e poi mi giro e vedo gli altri così. Tipo che andavano pianissimo l'insegnante così. Ti facevi stretching? Sì, tu non mi hai fatto yoga, vero? No. Ma io tipo, tutta scordinata, e questi che andavano tipo... Poi ci sono certi che fanno ma, mu. Fa tipo dei versi strani perché dice che fa bene tipo all'addome, alle varie parti, cioè ma, mu, mu,
ta, ta. Ma se io non so voi, esperto di yoga, ho una domanda. Queste cose servono realmente? Mio zio lo fa. È snodatissimo, cioè non è neanche, non è un fusciallo mio zio Tony. Mm-hmm. Cioè non è che ha le ossature, ma eppure non ha neanche 20 anni, voglio dire. Si mette in delle posizioni tipo con i piedi qua, Pensate. Se lo fai con costanza diventi snodato, noi non lo facciamo con costanza. No, direi di no. Lo facciamo con un'altra ragazza, non con costanza. Sì, sì. Ciao. Ciao belli, mi va la sporca. Madonna. Si è alzato, ha sfasciato mezzo a casa. Vedi, perché ho fatto. Ciao. Ok.